Allora, a inizio settembre annunciavate trionfanti lo sgombero del campo Rom di Vaiano Valle. L'assessore Granelli, che oggi non è presente, ma non c'è nessuno della giunta, non dico il sindaco, ma manco un assessore, proprio il consiglio comunale oramai, diciamo, viene considerato meno di qualsiasi altra riunione per la giunta, però. Stavo dicendo, l'assessore Granelli si era anche preso i meriti dello sgombero, persino attaccando il centrodestra. Tra l'altro si era preso i meriti, non si capisce di cosa, dato che il centrosinistra governa da più di 11 anni a Milano e lui fa da sempre l'assessore. Ma i nomadi che sono stati sgombrati sono stati addirittura premiati. E come? Eh sì, perché qua se tu occupi qualcosa a Milano, che sia un terreno agricolo, che sia un'abitazione, tu hai una corsia preferenziale nell'ottenere le abitazioni rispetto a qualsiasi altra persona per bene che rispetta le regole. Perché mi sono chiesta con un'interrogazione che fine avessero fatto le persone sgomberate, Presidente. E deve sapere che 25 famiglie Rom andranno a vivere in case MM, 2 in case ALE, per un totale di 107 persone che hanno trovato una bellissima collocazione in una abitazione popolare, con buona pace di tutte le persone che sono in lista d'attesa da anni, rispettando le regole. Altre 3 famiglie, inoltre, verranno sistemate nel centro di ospitalità temporanea di Via Novara. E anche qua vorrei darvi dei numeri perché questo centro non birilla esattamente di efficienza. Considerate che in 3 anni, 2018-2020, è stato speso 1 milione di euro per trovare casa solo a 95 persone su 341. Beh, ragazzi, questo è il vero razzismo, cioè voi siete razzisti. Siete razzisti nei confronti degli italiani e di tutte le persone che rispettano le regole, perché il messaggio che mandate è chiarissimo, che se tu occupi una casa o se tu occupi un terreno agricolo come il caso dei Rom di Vaiano Valle e non rispetti alcuna regola, tu hai per il comune di Milano una corsia preferenziale rispetto a tutti quelli che rispettano le regole per ottenere un'abitazione popolare. È una vergogna che solo voi buonisti da salotto potevate istituzionalizzare.